Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. Io sono Paolo, lui è Max e questo è Accesso Anticipato. A che cosa giochiamo oggi in Accesso Anticipato? Giochiamo a The Falling Sun. Il cadendo sole. Il cadendo sole, oh, che è la musica altissima che ne abbassiamo. Potete dire altissima? No. No. Prego. Prego. Prego, avvocato. Scusa. C'è campagna o sopravvivenza? Come... Beh, campagna. Campagna. Andiamo in campagna, nuovo game. Nuovo gioco. C'ho il raschietto io. Forza, Francia. Che la vita è un... cannolo. Scatola di cioccolatini. Perché non sei mai quello che ti capita. C'è la dramma, c'è una stanza, una casa. Oh. Cosa c'entra? Non è un gioco sul Vietnam. Sì, però loro sono i pianeti solitario. I Forever Alone. Sono... mi spiace per loro, ma perché siamo in una casa? Cosa sta succedendo? Non lo so. C'è una casa. C'è una casa. C'è un... benvenuti a casa, a Necessary Pixels. Una casa. Adesso ci sarà la nomination e verremo sbattuti fuori. No, no, no. C'è un quadro. Insomma, c'è una roba che potrebbe... Burma 1945. Burma. Burma. Ah. Dov'è il Burma? In Vietnam. No? Posso espressare... Okay. Guarda che bel filmato. No, voglio vedere in questo filmato la bellezza di queste rocce di quattro poligoni con le texture. Se hai una texture, io mi chiedo. Sì. Comunque, se tu hai poche una texture, perché può succedere che hai poche texture, perché non è certo che sei tutti sono la Ubisoft. Che anche loro per texture, ovviamente. Però ne hanno tante, brutte ma tante. Sì. Se io ho poche texture, ma perché faccio i filmati con lo zoom? Ok. Va bene che il Vietnam, però porca vacca, fammi capire dove vado, ok? No, è il Vietnam. Bello. Ok. O guarda sangue. O guarda un tunnel. Mi porta. Porta e tu enter. Questa porta. Dicevo, perché fai i filmati con lo zoom? Perché sei stopoto. Hai capito? Che poi è anche la texture più brutta che hanno, perché tipo le texture del muro non sono non così sono brutte. Male, guarda. C'è di peggio delle texture del secondo muro. Secondo te funziona se gli sparo rimane il buco? Secondo me no. E invece sì. Ti rimane il... No, tanto non è rimane, un buco, è un pallino nero. Rimane un pallino nero, vabbè dai, buco, pallino, una faccia, buco. Una razza. Si vede una fava. È perché è un gioco horror. Ah, è horror. È un gioco horror. Ah, se non si vede una fava è un gioco horror. Ah, ok. È proprio la prerequisito per fare i giochi horror e non si vede una fava. Bello. No. Di qua. Non è così l'interattività di questo gioco mi lascia già perplesso. Quale interattività? C'è una signora. Che è passata. Salve. Ne seguiamo? Beh, se no non succede niente. Tanto non... Se non li seguiamo stiamo fermi lì e quindi... Va bene. Ma anche perché la tua torcia allora fa luce a un metro di distanza e poi basta. Questa è la corsa, aspetta. E questa è la corsa. Utile. Corri Forrest, corri. Allora, di nuovo il caricamento. Op. Ma perché ricarichi ogni volta che... Vabbè. Lascia, si può prendere. No, però si può vedere che ci sono delle tacche sopra. Ah bene, ne hanno fatti fuori 12. 12. Te lo dico io, 12. C'è un... c'è una bandiera giapponese. Una giapponese. Perché? Ma che ne so. Perché tutti questi horror? Ah. Quella è la palla che ci è caduta poco fa. Salta. In cosa ti eri incastrato, amico? In questo gradino ti eri incastrato. Qui. Perché ti eri incastrato qui? Pa porca paletta. Ecco, l'altra domanda che io mi pongo è: sì, se non sai fare il se uno non ha o un senso di déjà vu. Io credo che questa cosa di avertela detta la settimana scorsa mentre stavo provando Falling Sun, tu sei arrivato. Sì. La domanda è, e la pongo anche ai nostri spettatori, ma se sai di avere degli effetti di fumo brutti, perché fai un pezzo degli, con solo gli effetti di fumo in un tunnel rotondo? Posso fare un'altra domanda? Se mi dai una pistola in mano, perché passano tipo 20 minuti prima che io incontri qualcosa? Perché è un gioco horror. Ho capito, però vai fuori. Get out. Cosa mi è successo a questo signore? Credo che abbia... Si è innamorato. Di che? Ha perso la testa. E anche le braccia e anche le gambe. Sì. Ah. Un bel posto, bello. Buio. Che strano. Una discesina. Questa pendenza.
Adesso li butti nel fuoco, no? L'80% Si spegne il fuoco. Accidenti, si può mirare anche sì, ok, col destro si mira, nel caso voleste comprare The Falling Sun. Magari gioco molto bene su questa introduzione il tutorial. Ah, Sul bello. camminare. Signore. Ma non l'ho preso! No, cos'è successo? Io non l'ho preso una singola Cos'ha volta! sulla schiena, signore? Signore ha sulla schiena il suo equipaggiamento da soldato. Che c'era paura che perdesse, gli hanno Sì, piantato la schiena. sì, gliel'hanno avvitato Hai sulla. ancora Bene. 8 proiettili. E un Ok. caricamento. Lo sto palesemente mancando. Non so per quale motivo, peraltro, perché mi sembrava lo stessi mirando anche giusto. Beh. E ancora 4 proiettili. Vabbè. Sono problemi che risolveremo prima o poi, spero. Spero. Prova a fare R se il ricaricamento. No, non No, hai. no, no, non ne ho più. Non hai detto neanche se è R il Sì, ricaricamento. era R perché prima l'ho fatto e ha Ok. ricaricato. Lui ricarica però perché. Perché quando rientri nel nuovo livello è a 0 Vabbè, proiettili. certo, è logico. Li tira fuori per i caricamenti che se no rallentano. Mi sembra una cosa Vabbè, però ovvia. aspetta, oh, vedi, sta succedendo delle cose, ci sono delle Ci sono torce. delle torce, Dove cazzo siamo finiti? stiamo entrando C'è della sabbia brutta. nei famosi templi egizi sotto il Vietnam. Poi ci sarà una cultura. Ma non. Vabbè, Ci sì. sarà una roba. Una cosa. Non si cambia nemmeno arma, Allora, sappi che, una perché io questo l'ho fava. scoperto alle mie spese, se Sì. i nemici ti toccano sei morto. Ok. Ok? Cioè, il tocco Ok. del nemico è mortale. Perfetto. Ma dici che li devo mirare in petto o in testa? Perché cioè, cercavo di mirargli in testa, ma ho notato che la hitbox non esiste nella loro Non testa. lo so. Amico? No? Chi è? Mami. Un'impronta digitale gigante Sì. insanguinata. Guardate che bello l'effetto di questa Dai, almeno pittura non è una equestre. sola texture, spiaccica, sono già ben due Ne già texture. due, una sopra l'altra. Dai. Qua ci saranno dei proiettili. Ho raccolto dei proiettili non so dove, non so quando. Li hai raccolti, c'è anche un foglietto che ti spiega la trama. Oh, leggiamo il foglietto della trama. Come? Crouch. Prima Crouch, poi No, non gli piace. Dear Mister, lo possiamo leggere. Dear Mister Okabata, per quanto riguarda l'artefatto preso dalla giungla Mieban, è possibile inviare un rappresentante del Reich per prendere appunti e valutare le tue scoperte? Se. I miei superiori hanno mostrato grande desiderio di aggiungerlo alla loro collezione. R. Gloder, Gloder. Reich Minister of Culture. Chissà se era davvero il ministro della cultura. Io Ma secondo te aveva un ministro della cultura il Reich? penso proprio di sì. Dici? Non c'era un'uscita lì a destra. No. Lì a destra. Qui a destra. Tipo lì, vedi che prosegue il corridoio. Ma ci sono arrivato da Dove qua. sei arrivato? Ok, E già. scusa. E già. Pensavo fosse arrivato da là. Ne E ne ne. invece sei arrivato da lì. Sono arrivato da lì. E non Ah, da là. beh, Sulla abbiamo. scassa ci sono delle munizioni. Sono C'era un queste. Oh cubetto già. che ho immaginato fosse delle munizioni. Attenzione. Abbiamo 11 proiettili. Puoi anche ricaricare, credo, se vuoi. Per Sì. Perfetto. averne 11 in canna, peraltro, 11 nel caricatore. Ho un bel corridoio. Oh, di nuovo con questo bellissimo effetto di fumo. La E mo corsa consta ricarichiamo. in tre passi veloci e poi rallenta di nuovo. Guarda che corsa! Oh, a posto. È uno scatto, non è una corsa. Beh, Ci sono fuochi fatui qua. dai, succedono già delle cose. C'è una faccia. Beh, Succedono è un parolone. c'è Ci gente. sono delle Ci cose. sono delle cose. Ok. Adesso quante persone ti assaliranno dall'ombra e terrore? Perché la notte è buia Buia. e piena di Onzi. terrore. Ah, terroni. Terroni. Salta. Sei capace a fare le scale, Ha capito, idiota? lui ti ha messo la passerella e tu non hai preso la Ma sono passerella. scale, buon Dio! Ma c'era Ammo. tre ammo a botta. Questo non legge più le note. Ah no, aspetta, era C'è comparso. comparso. Eccolo qua. Non puoi muoverti mentre Non leggi può. le note. No. No.
Vabbè, capo ricercatore, c'è più militari nella... Moar militari. Moar militari. Ah, ma che bello questo gioco. È proprio bello, sì, sì. Vabbè, sì. Dai, dagli ancora più. C'è mangiato pesante? C'è un... Beh, allora. Nel petto la... Che pantomima! Signore. Questo è un signore nudo. Sì. Vabbè. Tutto in nudo. Non ha visto i saldi da H&M. È abbastanza evidente. Un signore che ha inseguito un signore tutto in nudo. Ah. Una discesa. Una discesa. Delle cose rosse che bruciano che non si vede. Cosa sono quelle cose rosse che bruciano? Legno, credo che sia fuoco. Quello per loro è quel colore rosso acceso, insomma, ma mai visto un fuoco. No. Beh. Sì. Ah no, ci sono degli spari in lontananza, non so se li sentite. Sì, credo che gli spari. Boh, che chissà dove sono. In lontananza. Ah certo. Sembrano qui dietro, però. Wow! Chi è? Dove sta? Dov'è? Ah! Amori! Fatto fuori tutte le ammo. Perché avevo non... tutte? Tutte, sì sì. Non vedevo dove era. Era nella giungla. Ho capito. Cioè l'America ci ha perso una guerra per colpa della giungla. Pensavo perché fossero degli idioti, vabbè. No, per colpa della giungla. No! C'è un rumore. Voglio origine. Della salute. E anche delle ammo. E anche delle ammo. Ma è possibile che quest'uomo non sa picchiare niente? Non ha un secondo attacco. No, non è un secondo attacco. Non so, magari ha un secondo attacco. Non si può trovare una strada alternativa? No. No. No, è chiaramente un tunnellone, amico mio. Che noia. E perché essendoci che ci sono gli incontri prefissati così, se non vai nel tunnellone salti gli incontri. E t'ho capito. Oh, abbiamo trovato un'altra porta maia. Ah. E magicamente abbiamo di nuovo 11 munizioni. Perfetto. Sarà stati lì all'ingresso. E siamo di nuovo al 100% della salute. Ma oh. Come siamo al 100% della salute? Ci sarà stato anche un medico dell'ingresso. No, secondo me no. Ma sì, non ti ha mai ricaricato al 100% alle 11 munizioni. Secondo me se vede che sei a zero te le ridà. Ma se sei a una non te le ridà, sì. Oh, adesso notiamo l'arte di questo soldato. C'è un soldato gonfiabile. È il soldato di Cotto. Vestito da soldato. Soldato del primo Call of Duty. Ah sì? Li riconosco, guarda. Ma era fatto con Unity il primo Call of Duty? No. Hanno importato i modelli dal primo Call of Duty perché ci tenevano proprio tanto. No, ma cavolo, sono uguali. Lì a destra c'è un fucile che magari puoi prendere perché è colorato diverso dagli altri. Questo? Sì. Aspetta, posso trovare l'inghippo giù? No. No, è solo alla luce. Ah. Ci rendiamo con la pistolina anche se c'è questo oggetto qua. Sì. Ah no, perché vedi, loro si stavano preparando per l'assalto da lì. E gli hanno salto di là. Esatto. Suppongo di sì. Perché anche questo è colorato diverso, ma non credo che io me lo possa mettere in tasca. Non credo. Purtroppo. Però magari devi usarlo in un gioco normale. Sì, ma ti pare un gioco normale questo? C'è la radio. Sto cercando altre ammo ma non ne vedo. No, secondo me no. Le ammo sono... non c'è l'opzione cerco le ammo per quello di più. Le ammo sono tutte lungo la strada. Ok, va bene, porta. Questa sezione è stata bellissima e utilissima. Avanti! T-Boots. Da che parte arriva secondo te? Dalla parte... da destra, arriva dalla porta. Ah, da lì. Quella murata. Ammo. Ammo. Riusciremo a leggere questa nota? La risposta è no. La risposta è no. È bello questa interattività che... Questo signore cosa stava facendo, poverino? Però c'è un medikit lì. Ah beh, utile, sono al centro. E beh, adesso che ti feriranno, perché ci saranno tipo due mostri che salteranno fuori dalle ombre. Salve. No. L'acqua è sempre la cosa che viene meglio agli sviluppatori indipendenti. E mi domando perché si ostinino a metterla. Insieme al fuoco. Ma è qui qua c'è un signore sì.
Esatto, esperimenti strani per curare l'aerofagia. Allora, di qua andiamo avanti. Sì, ma è interattivo come... Guarda, come il mio gomito. Ma lì sulla destra c'era qualcosa da raccogliere, Ah sì? credo. Quella farina è da raccogliere. No, No, è una Bibbia. è una Bibbia, famosa Bibbia dei vietnamiti. Ma no, sono i tedeschi questi. Ah, scusa. Bah! 4 colpi servono. Bah! Peraltro, che tu colpisca o no, servono 4 colpi. Quelli nulli, 3. L'importante è sparare nella loro direzione. Vabbè. Vabbè, sei entrato in una zona che io non so come sia fatta, ti dico, perché mi ero fermato a quell'omino lì. Fini, Quindi qua io non ho più idea di cosa stia succedendo. cosa vuoi che sia successo? C'è mezz'ora che spari a gente a cazzo Sì. Perché hai accelerato? perché sono caduto. Vedi da lì, non c'erano passerelle, sono caduto. Ah, ma che bello. Devono essere stati attaccati da dietro, E dice il questo nostro l'avevamo capito noi nell'altro. astuto. Beh, ha capito quello che noi abbiamo capito, una zona fama, non è che... Vabbè, Sherlock Holmes proprio, eh. Questo cadavere si muove, tutti gli altri no, questo sì. No, se lo calci. Ma prima c'ero riuscito a farlo muovere anche quello di prima, eh. Giuro. Vabbè, non si muove più. Non si muove più. Questo cosa gli succede? Oh, guarda, un modello diverso. Secondo te piglia vita questo? C'è un secondo signore, no. Questi sono morti. Mi sembra già una meccanica avanzata di questo gioco dove i nemici arrivano da Giusto. davanti correndo incontro. Giusto. Ma un Io FPS nel Vietnam, bello. un FPS nel Vietnam con i mostri e le cose, poteva anche essere un'idea carina. Sì. Non era un'idea brutta. Sviluppato da gente che sa fare qualcosa però nella loro vita, oltre che un tunnel e delle piante. E piante, il modello delle piante gli è piaciuto, hanno detto. Secondo me hanno trovato il modello delle piante e hanno detto cosa facciamo con questo modello delle piante che ci piace tanto a tutti? Capito, fai un simulatore di giardino per tua mamma, porca paletta. Ma su via. Forse è finito il tunnel. Ma non credo proprio. Neanche io, però mi piaceva dirlo così per dare Ma no, false cioè, speranze ai ma nostri proprio spettatori. false. E dai a Gente questi che sta usando colpi alla piante. lontananza. Adesso ci sarà un'altra porta, quindi ecco, appunto. Madonna! Quante ore dura sto supplizio? È un gioco in cui tu entri in una porta e devi attraversare il livello fino alla porta successiva. E Sì, va bene, bello, eh. dai, qua non è più un tunnel. Oh, vedi che Oh, non è più un guarda, c'è tunnel, quindi. esplorazione. E là, acqua. È cambiato. Cos'è cambiato? No? Ti ha spaventato la musica. Mi ha spaventato la musica, ho fatto il saltino. Hai fatto il saltino. Attenzione! Siamo riusciti a spaventare Max con The Falling Sun, capisci? Capisci perché la musica mi ha messo la tensione. Però, oltre alla tensione, dovrebbe succedere Succedere qualcosa, qualcosa. tipo. Dici che devo andare qua. In qualche maniera dovrò schiacciare questo pulsante. O forse andare a destra lì. Dove? Sì, dietro di Lì? te. Lì. Ok. Destra. Lì, che non si è mai andato. Ah, qui non c'è niente. C'è una porta. Una macchina da scrivere. Con la trama che stiamo già ignorando, ma sono d'accordo C'è un a ignorarla. signore. C'è un altro, vabbè. Qua scorregge C'è che un escono. medikit che non ho capito chi possa averti ferito dal scorso medikit, visto che non c'era nessuno tra qua e l'altro Esatto. medikit. E basta. Qua c'è una casa, una foto di qua. C'è un press E per cosa? Ma come cacchio l'hanno messe ste robe? Allora, quello per leggere quello va Oh. bene, ma forse anche quello che c'era dentro l'armadio. Sì, no, ciao. E quella No, lì qui c'è una vedi? chiave. Quindi dovrei raccogliere quella chiave. Sì. Eri più o meno più indietro. Mo mangi. Sì, dove devo puntare secondo te? Qua su per prendere la chiave? Non lo so. Mamma mia. Io vi odio, sviluppatori, vi odio tanto. Sto odiando questo gioco in una maniera che tu non ne hai un'idea.
e non proporlo per Sadomax. Se volete vedere, ma no, perché un supplizio anche per te. Vabbè, lascia. La chiave serve per la porta, ho capito. Quella porta là è stata chiusa. Dici che devo andare a vedere che la porta è chiusa perché così lui mi dice: ah, dovrò prendere una chiave. Non credo sia. No, dietro di te. Segui quella roba lì. Sono perso un attimo. Sinistra. Destra, lì. Guarda qua, è scritto unlock. E questo noi l'avevamo capito perché siamo delle personcine sveglie. Vedi. Abbiamo trovato la chiave, ma il gioco non ci permette di prenderla. Prendi la chiave. Spara alla chiave. Guarda dove rimane la texture. Va bene, io direi che di fronte alla chiave imprendibile possiamo salutare i nostri simpatici amici, perché hanno visto già assolutamente ben sì. 20 minuti di questo gioco, di questo supplizio. Mio Dio, ho una domanda sola. Perché avevate in mano un'idea così figa e l'avete realizzata così di merda? È brutto, è brutto, 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 ingiocabile. Cioè no, non è ingiocabile, perché di per sé è giocabile. Sì, è giocabile, fisicamente è giocabile. È fisicamente giocabile, ma è proprio brutto. Se riesce a prendere la chiave. Se riesce a prendere la chiave, se no, sì. Adesso vado a vedere le cose di Steam e vedere se qualcuno è riuscito a prendere la chiave. No, sì, non so come salvarlo. Giuro che non so come salvarlo. Nonostante io mi ci impegni tutte le volte a salvare i giochi, anche quando sono chiaramente no. delle... mezzi aborti, ci dovrebbe l'altro questo mezzo. È proprio brutto. Qua non ci siamo proprio, ragazzi. Questo è proprio brutto. No, proprio non c'è. Non c'è niente di salvabile. Posso dire che non abbiamo incontrato un mezzo glitch. Cioè, parla questo per prendere la chiave. È sviluppato male. Questo secondo me non è una questione di glitch. Questo è proprio una questione del non so dove mettere il controllo per farti prendere la chiave. Perché anche quando guardavo le note sui tavoli, io dovevo guardare, invece che qua dove c'è la nota, là. No, è lì, guardo lì, miro lì, prendo la nota. No, se devo guardare là. Non ha senso. Sì. Secondo me è solo quello, non è una questione, è proprio brutta programmazione. E anche un brutto design, anche bruttino. In sé, cioè, allora, sono d'accordo con te, non ci sono glitch. Cioè, per quello che fa, lo fa. Lo fa. E che, ragazzi, assumete un game designer che vi dica: ragazzi, questo gioco è brutto, facciamolo sì. bello. Sì. Al di fuori delle grafiche da Half-Life 2, ok? Cioè, ah no, ma quello ci sta. Al di fuori tutte le cose. Siete piccoli, va bene, siete indipendenti, ci sta. Va bene. Salutiamo il nostro caro pubblico. Ciao caro pubblico. Gli diamo appuntamento al prossimo episodio di Acceso Anticipato lunedì prossimo, o sì. al prossimo episodio di Unnecessary Pixel, che chissà, mercoledì. Sì, mercoledì. Siamo certi che mercoledì esce l'episodio. Assolutamente. Ciao!